piattaforme hanno cambiato molto e stanno cambiando velocemente alcune dinamiche. Diciamo che insomma, sono dei contenitori enormi, sono multinazionali intanto, tutte americane, e che hanno anche cambiato alcune dinamiche un po' rigide, no? Sempre le solite case di produzione di lavoro. Diciamo, è vero che hanno creato una prima possibilità di... Io stesso ho prodotto delle cose con Netflix, per esempio, che sono un piccolissimo produttore in Italia. Per cui questa apertura c'è stata. Ora, non credo che però l'intento sia quello di veramente fare il cinema. Ecco, mi sembra che siano più votate ad avere contenuti e prodotto di intrattenimento, di puro intrattenimento. Ecco, quello che noi vogliamo fare è un po' diverso. Ecco, si può fare l'intrattenimento. Io da produttore personalmente voglio solo fare cinema. La televisione non mi interessa, l'ho detto varie volte, non mi interessa fare produrre serie, poi da attore lo posso anche fare, ecco, però da produttore non ne avrei proprio l'energia, perché per produrre un film o qualsiasi cosa, anche una serie, per carità, per produrre della roba nell'audiovisivo, diciamo in generale, serve veramente tanta energia, ecco. Oltre che soldi, ma tanta energia. E occuparsi per 3 anni di un progetto, di fatto, 2 anni. Due anni della mia vita io li posso spendere e impiegare, che non ci dobbiamo dimenticare che il bene più prezioso che abbiamo, lo sappiamo qual è, il tempo. Quindi io il mio tempo lo voglio dedicare e spendere con le persone con cui sto bene. Per me questo è un punto fondamentale da produttore. Io non posso condividere 2 anni, cioè, poi sono un caratteraccio, non è vero, sono molto condiscendente, sembro così, mi dipingono, però in realtà sono. Però poi ho delle asperità, cioè nel senso che se non mi piace una persona faccio fatica a fingere, no? Quindi non posso produrre con delle persone o delle cose che non sono mosse da un'esigenza profonda, da una convinzione profonda. Poi non è detto che questo produca dei miei film, però per me è una condizione necessaria per potermi impegnare 2 anni della mia vita. Quindi queste piattaforme mi sembrano che siano più vocate e votate alla produzione di prodotto di intrattenimento di grandissimo livello, di altissimo livello, per carità. Però io voglio fare il cinema indipendente, cioè voglio stare lì, non avere, diciamo, dei diktat dove ti dicono che tipo di musica devi mettere, che tipo di turning point ci devono essere. Cioè, il cinema che mi piace, i film che ci piacciono, hanno dietro delle storie pazzesche. Cioè, il grande dittatore di Charlie Chaplin non l'ha voluto produrre nessuno, quello che è diventato l'uomo, il secondo uomo più ricco del mondo, Charlie Chaplin, se l'è autoprodotto, tra i United Artists, che ha prodotto, cioè, tutti i film, Taxi Driver, hanno delle storie incredibili dietro, di amici, di persone che condividevano di tutto, non è una questione di professionismo. Quindi io intendo il cinema in un modo artigianale, voglio fare un abito su misura, non posso fare il prêt-à-porter. Io non ne ho la forza, non ne ho neanche le competenze, non mi interessa. Ci sono tante produzioni italiane, grossissime, che giustamente devono fare prodotto. Ecco, lo facciano loro. Io posso fare dei piccoli vestiti su misura fatti bene. Questo è quello che voglio fare.